thank you the most. Io ed Efisio stiamo aspettando i nostri compagni di merenda. Sono arrivati anche i carabinieri che andavano a 30 all'ora. Vi presento la mia squadra, dai, mi bombare, un mammutte. Cichieco, mio cognato, mio cugino Franco, un demolitore, un signor Napoli, mio cugino Massone. Bene ragazzi, noi siamo qui a Malpensa, direzione Napoli, per andare a festeggiare nei quartieri spagnoli lo scudetto. La Sara, Vesuvio, lei che ha origini partenopee, fiera dello scudetto del Napoli. Con i flash o senza? Ragazzi, abbiamo espatriato. Ci siamo. Ogni singolo posto. Entusiasmo ce n'è. Persone ansiose anche. Eccola lì davanti. Un ragazzo lasciato a se stesso. Una volta decollati, in poco meno di 2 ore siamo arrivati a Stansted. Superato il controllo passaporti, la nostra missione poteva iniziare. Arrivati a Londra, per ora siamo in orario preciso, prima tappa della giornata, Sky Garden. Da Stansted abbiamo preso il bus e dopo poco più di un'ora siamo sbarcati nel pieno centro della city. Siamo arrivati, Liverpool Street. È iniziato il clima londinese. Bello. I ragazzi sono già tutti sotto l'ombrello. Situazione già drammatica per tutti, ma in particolare per la Saretti, che ha i jeans di 2 colori. Fili neanche tanto. Vabbè, sembra bello, ma ha buttato giù bombe d'acqua fino ad ora. È la grandine. È un buon inizio. A pochi minuti a piedi da Liverpool Street si trova Sky Garden. Edificio costruito nel 2014, è il palazzo con il giardino pensile più alto di Londra, dal quale si può ammirare l'intera city. Si sviluppa dal 35esimo al 37esimo piano dell'edificio e la vista è davvero mozzafiato. Vi ricordo che è necessaria la prenotazione, che peraltro è gratuita, per accedere all'edificio. 35esimo piano di Sky Garden. Solo perché è gratis. Sì, perché è gratis. Dopo questa breve tappa ci siamo fiondati a mangiare, perché la fame iniziava a farsi sentire. Allora, per questo primo pranzo senza glutine a Londra, sicuramente consigliatissimo, Honest Burger. Con il panino del mese, sempre disponibile ogni mese, un panino nuovo. Ragazzi, dei smash burger incredibili. Prima portata degli incredibili anelli di cipolla. Pazzeschi. Cheers, motherfucker. Finito. Questo posto è una delle cose prendetevi che mi è mancata di più. Franco, se... La Sara soddisfatta, il Dave sembra soddisfatto. Siamo a 500 metri circa dal nostro hotel. La Sara apprezza molto il quartiere, per ora. Speriamo che anche dove ci sia il nostro hotel sia così. Hi. Hi guys. Hi. This is Filippo. He's chilling out in your bed. Non è così grossa, abbiamo. No, infatti non c'è molto a vedere, ci sono letti. Dei 4 letti. Beh, abbiamo un'ottima vista su strada, qualcuno qua può venire a guardarci questa notte. Quanto cazzo è lunga sta tenda?
po' sporchini, c'è però. C'è il 3G. Fa niente, vabbè. Siamo qua. Ragazzi, noi siamo, siamo umili noi. Letti separati. Perché letti separati. Separati. Niente. Qua abbiamo dei... un wardrobe. Sporchino. No, vabbè. È solo macchiato. Abbiamo uno specchio dove toccarci. Qua un altro wardrobe con la cassaforte. Oh, abbiamo... Poi, il tè non inglese, un mirror, una televisione al plasma 87 pollici. L'incoronazione da lì? No, no, cioè, no. Siamo a Londra a far cosa? Noi andremo all'incoronazione. Bagno? Beh. Bagno nuovo, devo dire, perché c'è tutto. C'è tutto, anche una carta igienica iniziata. Molto bene. Oh, c'è anche il bagno schiuma. Davvero? Ma ci sono. Perfetto. Ragazzi, è perfetta. Cioè, guarda, pensavamo, per quel che abbiamo speso, che ve lo diremo. Non dire che non c'è la muffa. Esatto. Non c'è la muffa. Non c'è la muffa. Questo? Esatto. Il topper? Il topper? Il topper? Guarda, questo? Non lo cambiamo. Direi molto bene, ragazzi. Per ciò che abbiamo speso, Filippo, cosa ci dica la sua? Io approvo pienamente. No! Dopo aver unboxato la camera, adesso ci stiamo dirigendo a Buckingham Palace, perché ci ha detto la receptionist che c'è Carletto che dà la mano e dice ciao ciao e chiede come stai. A The Mall la situazione... è invidibile. The Mall è un ampio viale con una lunghezza di circa 1 chilometro. Il viale è chiuso al traffico la domenica e i giorni festivi, oltre che in occasioni di cerimonie, come in questo caso per l'incoronazione di Re Carlo III. Sono già 10 giorni che ci sono persone accampate lungo tutto il viale, con tende e non, per accaparrarsi la prima fila e un'ottima vista durante la cerimonia. Madonna, Dave, sei bellissimo. Dopo una cena devastante, tipica londinese, a base di... pizza, sei... mancavano di shot, comunque non c'era la Cagul copre la faccia. Filippi bravo, il concetto. Lui del GNP ne sa qualcosa. Ora direzione hotel, doccino e poi pronti per l'accampamento.